Bene, allora, sempre con riguardo la storia della filosofia antica, ero rimasto qua, non avevo finito di presentare questo gigantesco manuale. Allora, scritto da Giovanni Reale, che era professore, adesso ormai sarà defunto perché l'ho comprata 30 anni fa sta roba. E comunque Giovanni Reale era, se ben ricordo, un professore dell'Università Cattolica di Milano e il suo manuale di storia della filosofia antica, che a dire il vero era in 5 volumi. Il quinto non l'ho comprato perché era tutta bibliografia, 4 volumi erano già abbastanza da portare all'esame, quindi il quinto non l'ho preso. Adesso un po' me ne pento perché, vabbè, ero solo studente universitario a quel tempo. Adesso magari con un atteggiamento un po' più professionale, anche se non sono professore, ma comunque diciamo che ho una certa responsabilità facendo anche sto canale di YouTube di argomenti culturali, e forse sarebbe stato meglio avere anche il quinto volume. Comunque penso che per trattare la storia della filosofia antica basteranno questi 4 volumi. E al tempo, ma penso che sia ancora così, veniva dichiarato, cioè i professori mi avevano detto, che era il miglior manuale di filosofia antica esistente, diciamo, tutta la storiografia. Può darsi che non fosse vero, non lo so. Dunque, bisogna dire che le nostre università, cioè le università italiane, riguardo alla filosofia antica, credo che siano fra le migliori in assoluto. Penso che solo tedeschi ne sappiano più di noi, cioè sarebbe anche piuttosto grave, perché se non siamo specializzati noi nella cultura antica, chi dovrebbe essere specializzato, a parte gli stessi greci, la polvere, deve essere questa che dà allergia, o è un polline o è la polvere, ma penso che sia la polvere, perché ogni volta che prendo in mano questi vecchi volumi improvvisamente mi si blocca la respirazione. Allora, dicevo, la cultura greca, diciamocelo, negli ultimi secoli non è che abbia prodotto molto, anzi quasi niente. Ecco, quindi, cioè, penso che sia abbastanza incredibile che il miglior manuale di storiografia della filosofia antica sia di un autore italiano. Certo, lui era dell'Università Cattolica, appunto. Comunque lui era cattolico, lo si vedeva anche da come trattava la questione, e quindi la cosa pesa un po' sull'obiettività storica, forse, no? Forse. Però bisogna dire che l'ha saputo fare in modo molto molto approfondito. Cioè, dopo aver letto questo manuale, hai veramente una conoscenza profonda della filosofia antica. E l'ultimo volume, quello che ho in mano, è appunto quello delle scuole dell'età imperiale. Ho detto che ci sono 4 fasi, no? Cioè 4 volumi, ognuna per le 4 fasi della filosofia antica, cioè presocratici, poi Socrate e i post-socratici immediati, cioè i suoi epigoni Platone e Aristotele, che meritavano un volume tutto a parte, no? Perché sono tutti e tre assieme, occupano maggior parte della trattazione, anche perché purtroppo molte opere filosofiche sono andate perdute.
Noi per fortuna abbiamo molte opere di Platone e di Aristotele, mentre gli altri autori abbiamo solo frammenti. Uno dei miei professori diceva, per questo Platone e Aristotele ci appaiono i più grandi in assoluto, perché di loro abbiamo molte più opere, mentre di altre purtroppo non abbiamo quasi niente, se non addirittura niente, niente, cioè di testimonianze dirette. Non abbiamo niente, abbiamo solo queste testimonianze indirette. Non so, per esempio Anassimandro, il secondo di tutti i filosofi, abbiamo solo praticamente frammenti, citazioni da altri che tutte insieme riempiono, credo, mezza pagina, al massimo una pagina intera. Figuratevi cosa significa fondare lo studio di un autore su citazioni sparse, così, no? Cosa puoi sapere di certo? Ben poco. E comunque, il quarto volume, sì, dopo quelle della scuola, cioè subito dopo Platone e Aristotele, c'è cioè il terzo volume, quello appunto sulle scuole ellenistiche, che sono appunto gli stoici, gli epicurei, gli scettici, e poi diciamo tutti gli autori in qualche modo collegati a queste tre grandi scuole, che erano praticamente quasi delle sette, ecco, potremmo dire, delle sette filosofiche, e poi nell'età imperiale, appunto, si continua con stoici, c'è di tutto, stoici, epicurei, cioè neo-epicurei, neo-stoici, neo-scettici. Poi neopitagorici, che sono piuttosto importanti per capire anche l'esoterismo, neoplatonici, no? E da queste e anche gnostici, ovviamente, no? Cioè era tutto un putpurrì. È da questo gran caos che alla lontana vengono anche tante delle idee, delle dottrine che circolano oggi nel mondo esoterico, no? Nel mondo delle varie sette, il neognosticismo, la massoneria, derivano in parte anche da queste antiche dottrine, che erano metà strada fra filosofia e religione, fra religione ed esoterismo, cioè, ci sono parecchie cose interessanti da imparare. A suo tempo spero di poterle trattare. Finito il discorso su Giovanni Reale, forse questo meno polvere, passiamo a cose assolutamente frivole, però in qualche modo storiche. Io a suo tempo, dove era il suo supplemento del Corriere della Sera, sì, aveva pubblicato in supplemento, adesso mi ricordo se Corriere della Sera o se Repubblica, come supplemento tutte le vecchie storie di Bach. Bach, beh, adesso non mi ricordo neanche bene l'autore. Cioè le prime storie di Paperino, Paperone, quel qua, cioè tutta la famiglia dei Paperi, che fu inventata da un fumettista negli anni 50, diciamo, no? Che inventò, il personaggio Paperino esisteva già. Lui ci aggiunse Uncle Scrooge, cioè zio Paperone, i tre nipotini, Gastone, Paperina e via dicendo, tutti i personaggi di Paperopoli, che soppiantarono il successo Topolino, no? Alla fine poi la gente si innamorava molto di più di Paperino e tutta la sua famiglia, piuttosto che di Topolino, che cadde un pochettino nel dimenticatoio rispetto a Paperino, no? Cioè, infatti io mi ricordo che quando da bambino leggevo le storie di Topolino, la maggior parte delle, cioè sarebbe stato da chiamare piuttosto Paperino che Topolino, perché la maggior parte delle storie erano più su Paperopoli e tutta la sua strana popolazione, piuttosto che su Topolinia e Topolino, che in fin dei conti non attirava tanto.
Perché probabilmente perché Topolino era diventato un personaggio palloso, no? E lo stesso motivo, probabilmente era, secondo me, aveva più successo Paperino per lo stesso motivo per cui i fumetti della Marvel finirono con l'avere più successo dei personaggi della DC Comics, perché erano personaggi più umani. Cioè, così come i personaggi della Marvel rispetto a quelli della DC Comics, cioè l'Uomo Ragno rispetto a Superman, mettiamo, era più amato perché era più simpatico, cioè aveva dei problemi. Era un supereroe, l'Uomo Ragno era un supereroe, però aveva dei problemi, mentre Superman non aveva nessun problema, aveva come unico problema quello di evitare la criptonite. Per il resto, nella vita gli andava sempre tutto bene, no? E quindi volava in cielo, faceva il cazzo che gli pareva, vinceva nemici galattici, ecco, con un soffio sbaragliava i nemici, insomma, che palle, uno non poteva identificarsi con un essere divino, che tra l'altro, cioè, l'analisi poi storica ha confermato che Superman in realtà non è un essere umano ma è un dio, a cominciare dal suo nome, Kal-El, che significa il dio leggero, no? E di conseguenza un dio venuto dal cielo, tra l'altro, appunto, dallo spazio. Non è un essere umano, non ci si può identificare con lui perché non ha punti deboli. E a parte uno, infinitesimo, no? Mentre l'Uomo Ragno, insomma, era uno studente universitario piuttosto sfigato, che si mette a fare giornalista con un capo che è un grandissimo pezzo di merda, ha una serie di storie d'amore infelici, perché uno è una ragazza costretta a mollarla e l'altra muore e via dicendo, no? Per lo stesso motivo Paperino. Paperino è sì un supereroe, indubbiamente, perché lui ha avventure meravigliose in tutto il mondo e lì risulta vincente. Però quando l'azione si sposta in casa sua, Paperopoli, lui è sempre un perdente, gli va sempre tutto storto, no? Ecco, non riesce a farsi valere con quel figlio di puttana di suo zio, litiga continuamente con la sua fidanzata Paperina, deve combattere contro Gastone, che invece è fortunatissimo, c'è cioè questa continua competizione che deve essere qualcosa di stressante, non riesce ad essere un buon educatore per i suoi nipotini, che a volte devono essere loro a educare lui, no? Cioè, sono loro a dover aiutare lui mentre dovrebbe essere il contrario, insomma è un perdente nato. Ecco. Però chissà, quando va in giro per il mondo, no, lo si vede nelle sue storie, riesce invece ad avere la magia, cioè è un supereroe, salva intere città, combatte le spie, ne combina di tutto quello, ma in modo sempre abbastanza burlesco, no? Ecco. E per questo ha avuto la meglio su Topolino, che invece è sempre vincente anche lui, no? E che ha al massimo qualche litigio con Minnie. Ecco, perché a un certo punto hanno pensato che dovevano metterceli, ma per il resto, appunto, è troppo perfetto Topolino e alla fine risulta antipatico. E allora io mi sono fatto tutta la serie. Adesso non so neanche io quanti ne ho, perché tra l'altro non li ho neanche letti tutti, 22, saranno più di 30, no? Ma poi, mancando il tempo, ne ho letto finora solo una parte. Della grande dinastia dei paperi, no? Di Karl Barks, ecco, adesso mi sembrava di non ricordarmelo bene il nome, Karl Barks, che appunto è stato l'autore, e sono le migliori in assoluto. E dopo di lui, vabbè, ci sono stati degli epigoni, soprattutto qua in Italia, che hanno saputo rendere un po' lo spirito dell'avventura. Tanti altri invece, secondo me, cioè penso, mi ricordo a un certo punto Topolino non l'ho più comprato perché non c'erano più sceneggiatori decenti, insomma, cioè è finita la grande stagione delle grandi avventure, non sapevano più cosa inventare, c'erano gli sceneggiatori proprio che facevano cagare.
Ecco, finito questo, concludo e alla prossima, arrivederci.